Yugi e tutti duellanti, ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast. Oggi ragazzi come ospite abbiamo Namer Merli, campione nazionale di Yu-Gi-Oh! Nel 2005 e uno dei partecipanti al mondiale in Giappone nello stesso anno. Ovviamente però, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Fantasia Store, il miglior negozio per tutte le tue dipendenze. Vuoi sbustare Yu-Gi-Oh!, Pokémon Magic, One Piece, Union Arena, Lorcana? Loro lo hanno. Vuoi giocare al Monopoly di Sailor Moon e fare un bel regalo alla tua fidanzata? Loro lo hanno. Vuoi il nuovo Funko Pop di Luffy Gear 5 che si illumina al buio, che è in preordine? Loro. Quindi, se volete supportarmi e ovviamente avere un piccolo sconto, trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione. Stessa cosa ragazzi per Junkstore, ragazzi, il miglior negozio per l'acquisto di roba giapponese e coreana. Hanno anche sleeve, roba particolare, quindi io un salto ce lo farei. Stessa cosa ragazzi, il referral link e il codice sconto sempre qua sotto. In più, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram. Ragazzi, sempre qua sotto, contattatemi, mandatemi le foto e se trovate qualcosa di interessante, se ne può parlare. Anche le common, ragazzi, sono pieno, tranquilli, tiro su di tutto. Detto questo, passiamo all'intervista. Benvenuto Namer, sono molto felice di averti come ospite al podcast, voglio essere sincero. Ti ho scoperto quando hai pubblicato sui gruppi di Yu-Gi-Oh! Su Facebook il video del mondiale e sono 3 anni che voglio fare questo episodio, poi l'attrezzatura non lo permetteva all'inizio e quindi adesso che la qualità mi sembra decente, sono contento di averti qua. Diciamo anche che mi sono fatto inseguire abbastanza negli ultimi almeno 6 mesi, quindi sì. Dai, non è del tutto colpa tua. No, però allora apprezzo che hai accettato alla fine. Guarda, c'è un'altra persona che sto rincorrendo da un po', ma non riesco a beccarla. È dura. Noi vecchiacci siamo duri da rincorrere per questo genere di cose, no. Comunque mi fa molto piacere essere qua, grazie assolutamente per l'invito e speriamo di poter parlare di cose interessanti. Grazie per aver visto il video che ho pubblicato qualche anno fa, appunto, dei mondiali, poi magari ne parliamo dopo comunque. Sì. Grazie per avermi invitato e sono contento di essere finalmente qui, dopo mesi e mesi. Allora, partiamo dall'inizio. Per chiunque non ti conoscesse, chi sei e cosa fai adesso? Allora, io mi chiamo Namer Merli e per chi non mi conoscesse, diciamo che nel 2005 sono stato campione nazionale di Yu-Gi-Oh! Italiano, dal quale appunto poi sono andato a disputare i mondiali, quindi il mondiale del 2005 a Tokyo. Questo sono, nel senso, per il contesto del canale, perché sono qui, questo è. Oggi come oggi sono passati parecchi anni dal 2005, quindi adesso quest'anno faccio 35 anni. Avevo 15 anni quando ho vinto il mondiale nel 2005. Oggi lavoro nel marketing per i videogiochi, vivo a Londra da quasi 12 anni ormai. Questo è sempre, mi diletto un po' nei giochi di carte, collezione, cose così. Un po' meno Yu-Gi-Oh! Purtroppo, ma magari ci arriviamo dopo quello. No, perché allora ti seguo su Instagram, ammetto che posti delle cosine abbastanza interessanti, ma vabbè. Su questo sì, parleremo dopo. Poi ne parleremo dopo, va bene. Allora, sono passati tanti anni e volevo chiederti cosa ricordi del nazionale? Sono passati molti molti anni, ok. Prima di tutto era il nazionale 2005 a Firenze. Oltretutto, no, forse è la seconda volta che andavo a Firenze. Comunque, in piena estate, perché il nazionale era tipo giugno, luglio. Caldo del signore, c'erano 35 gradi a Firenze, proprio all'ultimo posto dove vorrei essere in piena estate, per passare 12 ore in un palacongressi in pieno centro, proprio terribile. Nazionale, allora, quel nazionale lì mi sono qualificato, bella domanda. Sono qualificato in uno di due posti, perché ogni anno prima io ho giocato a Yu-Gi-Oh! Da quando il gioco è arrivato in Italia, anzi da prima che il gioco arrivasse in Italia. Quando è arrivato in America abbiamo iniziato a importare le carte americane al mio negozio di fiducia, abbiamo iniziato a giocare intorno 2002-2003 comunque, quindi abbiamo sempre giocato proprio dagli albori. La nostra routine ogni anno era appunto andare a fare i vari regionali, tentando di fare, di qualificare
qualificarci per il nazionale a un regionale fuori dalla nostra città per dare spazio ai ragazzini che magari non potevano viaggiare. Quindi, prima di tutto, andavamo a fare i nazionali nelle altre regioni e di solito si andava a Bologna, Ancona, erano i posti più, diciamo, più vicini. E andavamo là, cercavamo di qualificarci lì e poi se una volta che ci si era qualificati al regionale a Bologna, Ancona o quello che era, almeno quando si faceva il regionale a Rimini, i giocatori, diciamo, un po' di livello più alto non giocavano perché non avevano bisogno, così lasciavano spazio ai ragazzini che magari non potevano viaggiare al weekend di cercare di qualificarsi nella propria città. Quell'anno lì, nel 2005, se non erro, mi sono qualificato o a Bologna, mi pare, o alla Chance di Lucca dell'anno prima, una delle due, perché c'era sempre questa cosa che ci si poteva qualificare alla Chance di Lucca, che c'era questo gran torneo, il primo e secondo giorno di Lucca Comics, e i primi due si qualificavano al nazionale. Quindi devo essere sincero, non mi ricordo qual è stato perché mi sono qualificato al nazionale più volte, quindi non mi ricordo l'anno in cui poi ho vinto il nazionale dove mi sono qualificato. O è stato a Bologna, in cui ho giocato in finale contro Shawky Mossa, grande amico di Ancona che saluto, o è stato alla Chance Qualifier di Lucca dove ho giocato in finale contro Luca Turchi, anche lui grande amico che saluto. Quindi una delle due. Comunque, questo è quanto. Mi sono qualificato qui e poi sono andato a giocare appunto al nazionale a Firenze. All'epoca era un giorno solo, non ricordo esattamente quanti giocatori fossero. Mi immagino nell'ordine di 200-300, suppongo, però non era abitudine fare tornei su più giorni, quindi è stato tutto in un giorno. Tanto che la finale l'abbiamo giocata in piena notte, non so, era mezzanotte, le 11:30, qualcosa del genere. Una roba indecente, giusto perché avevo 15 anni e potevo sostenere una roba del genere dalla mattina fino alla notte non stop. Penso fossero stati 6-7 turni di Svizzera, qualcosa del genere, una roba indecente. E poi top 8, quarti, semifinale, finale. Quel torneo lì, cosa mi ricordo di quel torneo lì? La stanchezza, il caldo, delle gran botte di culo. Perché parliamoci chiaro, non vinci un nazionale solo a bravura. Sì. Qui mettiamo proprio i puntini sulle i. Cioè, ci vuole, certo, bravura, conoscenza del meta, il mazzo giusto, ma ci vuole anche il culo. Perché senza il culo, soprattutto nel formato, adesso io non so bene come sia Yu-Gi-Oh! di questi tempi, ma soprattutto all'epoca, senza culo non vai da nessuna parte. Lì non ci piove proprio. Quindi mettiamo bene le cose in chiaro. Oltretutto, se non erro quel torneo, turni di Svizzera, penso di non aver perso neanche una partita. Penso di aver fatto tutte vittorie. Quindi è stata proprio una giornata dove è andato tutto giusto, ma proprio tutto giusto. E poi niente, abbiamo appunto fatto la finale con Dario Bosio, che saluto. E oltretutto c'è sul mio canale YouTube ci dovrebbe essere il video Sì. del game finale della finale, quindi dell'ultima partita, perché la finale era la meglio delle 5, a differenza di tutti gli altri turni che era meglio delle 3. E anche lì botta di culo, perché comunque le prime 4 partite ha sempre vinto chi ha iniziato. Iniziare era una cosa abbastanza importante. E all'ultima partita sono riuscito a vincere pur non avendo iniziato, cioè quindi proprio delle cose incredibili. E il video in bassissima definizione è su YouTube, penso sia 480p, Ma anche una roba meno, in l'ho visto. meno. Si fa fatica a capire cosa sta succedendo. Sì, vabbè, era Duelist, era un sito italiano che non penso esista più, non so neanche se lo conosci in realtà. No. No, esatto. Era il punto di riferimento per il competitivo di Yu-Gi-Oh! In Italia all'epoca e facevano il coverage ufficiale di tutti gli eventi e appunto erano i primi che iniziavano appunto a fare le registrazioni delle finali, dei feature match, roba così. E sul loro sito c'è tutta la step by step, tutto il commento della finale scritta con appunto poi solo il video dell'ultimo game e niente, lì è stato l'apoteosi, solito proprio gran botte di culo, il mazzo ha girato da Dio e sono riuscito a portarla a casa, una roba incredibile. Dopo aver fatto un paio di nazionali precedenti totalmente da schifo, lì c'è stato proprio l'anno precedente nel 2004 era nazionale a Bologna, ho fatto talmente cagare al torneo normale
canale che a un certo punto ho droppato, sono andato a fare il torneo del videogioco. In che senso il videogioco? All'epoca, quando facevano il torneo di carte, c'era nella stessa venue, allo stesso evento, c'era anche il torneo del gioco di carte, ma del videogioco di carte sul Game Boy Advance. Ma erano avanti un botto all'epoca. Di brutto, cioè una roba senza senso. E quindi l'anno prima avevo droppato il torneo di carte, mi facevo cagare, ho fatto cagare, ho detto vabbè, vado a giocare il nazionale del videogioco, era aperto a tutti, quindi sono andato a giocare. E anche lì, cioè, se ti qualificavi andavi ai mondiali. E sì, cioè, delle robe senza senso. E lì purtroppo ho giocato al videogioco. Sono arrivato, mi pare, quinto, quarto. Ho perso tipo in top 8, qualcosa del genere. Ma va bene, non li fanno adesso, figuriamoci chi se lo Ah aspettava no, nel 2005. 2004-2005 di brutto. In Giappone con me ai mondiali c'era un altro italiano, che è l'italiano che ha vinto il nazionale del videogioco, il Game Boy Advance, che all'epoca era la versione 2004-2005, non mi ricordo come si chiamava il videogioco. Non era side event, è proprio un evento importante, però separato, ma nella stessa venue in contemporanea. Ok. Comunque, questo per dire come andavano le cose all'epoca. Anche perché comunque all'epoca i videogiochi erano della Konami. Sì. Konami, dai, lo spingeva perché comunque erano giochi che vendevano parecchio. Anche perché dentro ogni gioco c'erano tre carte promo, tutte queste storie qua. Quindi è così, ci sta. Poi i giochi non erano male, devo dire, erano molto fighi. E poi potevi mettere. Hai presente i codicini che ci sono in basso nelle carte? Sì. Li mettevi dentro il gioco e ti spawnavi la carta dentro il Ma gioco, perché al posto di io... doverla No, vai, cercare. finisci, finisci. No, sì, al posto di doverla spacchettare dentro i pacchetti virtuali, se avevi la carta vera, mettevi il codice, boom, e ce l'avevi poi dentro il gioco. Ok, perché io l'unico gioco che ho giocato di Yugi, che è il mio amore, è Spirit Caller, dell'era GX però. E già dopo, era GX. Comunque, volevo fare alcune precisazioni di un paio di robe che hai Vai. detto. Adesso i tornei col videogioco li fanno, che hanno creato un gioco che si chiama Master Duel. Praticamente è l'unione della banned giapponese e quella nostra, e quest'anno ha vinto Joshua Smith, mi sembra, o l'anno passato. Poi, sono di Ancona, vedendo il feature match che hai fatto, ci stava il fumettaro nostro che giaggiava la vostra partita. Lorenzo, cognome mi sfugge, che era quello pelato. Sandroni, Sì, lui. grandissimo Lorenzo Sandroni. Ancora è vivo e ancora ce l'abbiamo in fumetteria. Salutamelo la prossima volta che lo vedi. Va bene, te parli, vabbè, del nazionale con 300-400 persone. Stanno se la sono tirata un botto perché hanno detto che hanno fatto il nazionale più grosso di tutta Europa. 1.800 persone. Un carnaio, però chiaramente è su 2 o 3 giorni, cioè non può essere in un Due giorno solo, giorni. una roba, 2 giorni, ok. Ci sta, ci sta, ci sta. All'epoca era tutto per tirare a fare un Sì. giorno, è buona. Però ci sta, ormai cioè, gli eventi sono diventati molto più grossi, è chiaro. E praticamente al nazionale quest'anno l'hanno fatta a Bologna. È stato a giugno. Praticamente era quei giorni di pioggia che ci sono stati da noi. Sono esplose le tubature, c'era le fogne, l'acqua che è salita. Tipo c'era 3 centimetri d'acqua per terra. I tubi esplosi e spruzzavano acqua. Evento fermato, tutti sono dovuti uscire. Hanno fatto la finale a porte chiuse. È stato incredibile. Oh no! Ah, ma è stato quando c'è stato tipo le alluvioni, quelle storie Sì. là. È stato un bel momento. Pesante, pesante. Ok. E quindi al nazionale, che mazzo hai portato? Ah, nazionale avevo il mio classico. Per definirlo bene con i termini di oggi, penso che sia un Light and Dark Control. Ah, un ca... sì. Chaos Control è come Ok. viene. All'epoca veniva Luce o sì. chiamato Light and Dark, non è che c'era. Però sì, immagino che il concetto sia quello di Control, perché Sì. gioca tre Scapegoat, Mago della Fede, Metamorfosi, Tsukuyomi, quindi quello è. Ok. Quello lì, quello è il mazzo che ho portato, che poi è lo stesso mazzo che ho portato ai mondiali con forse una o due carte modificate, però era proprio all'epoca era il top. Cioè, c'è poco da fare. La lista che ho portato era vagamente modificata dalla lista che aveva vinto uno Shonen Jump in America qualche mese prima, di un tizio che non mi ricordo come si chiama. Sicuramente qualcuno che era all'epoca si ricorda chi era, perché mi hanno dato tanta di quella merda, perché ho
copiato una lista che aveva vinto uno Shonen Jump. Facevo, raga, ma cazzo volete? Si chiamava Luke Wright, qualcosa del genere, il tizio. Comunque sì, lista che aveva vinto uno Shonen Jump enorme in America, l'abbiamo presa e abbiamo fatto forse uno o due modifichine e niente, quello... E... Come poi si è dimostrato, era una lista bomba e ha funzionato assolutamente. Ok, ma per essere il 2005 effettivamente come le trovavate le liste dell'estero? Internet esisteva, giuro. No, quello lo ricordo pure io, nel senso, non ce n'ho tanti di meno di te, No, perché... no, ok, sì, si vedevano, guardavamo i report dei tornei grossi che... Principalmente in America o in Germania, qualcosa dal Giappone, ma poco perché al solito i report dal Giappone erano sempre scarsi, come poi sono quelli del mondiale del 2005. In generale, comunque, sì, le fonti erano poche. Internet c'era, ma parliamoci chiaro, era molto ai suoi albori. Facevamo molto playtest. Giocavamo praticamente tutti i giorni. Io mi ricordo che andavo al mio negozio, alla mia fumetteria, Orion Fumetti a sì. Rimini, tutti i giorni. Lasciando stare che ci sono cresciuto dentro il negozio, perché frequentavo dal 98, quando è arrivato il gioco di carte Pokémon, andavo a fare la lega il sabato, quindi Luis, Andres e Luigi dentro il negozio mi hanno letteralmente cresciuto, come se fossero una seconda famiglia. Quindi eravamo lì tutti i giorni a testare e sì, prima dei nazionali, prima dei regionali, prima dei mondiali, cioè proprio giocavamo a bomba, testavamo mille liste e guardavamo nel resto del mondo cosa succedeva per cercare di vedere come si evolveva il meta, soprattutto quando andavi a tornei grossi dove comunque c'era gente che arrivava da tutto il mondo, da altre parti anche, quindi le fonti erano molto meno, però ci davamo da fare. No, perché attualmente, almeno per quanto riguarda lo standard, cioè, tu hai tutte le liste di quasi tutto, perché tanto ovviamente qualsiasi mazzo fa top, più o meno dopo trovi la lista online, o almeno su YouTube, e cioè appena mezza carta fuori dal normale fa top, tu vedi su Car Market dei prezzi che non hanno più senso. Chiaro, chiaro. All'epoca Car Market ce lo sognavamo. No, sì, chiaro. Le fonti all'epoca erano solo dei gran blog, forum, che odio i forum. Sì, siti specializzati, ma erano proprio pochi. Troll and Toad, siti americani che facevano reportage di vari eventi. E poi quando ti serviva la carta, lì era dura poi cercare la carta strana che avevano usato al tal torneo. Boom, dovevi buttarti su eBay, perché all'epoca era l'unico modo per poter comprare carte dall'estero, non c'era nessun altro modo. E mi ricordo, Madonna, quando hanno messo a proposito dei videogiochi per Game Boy Advance, non mi ricordo che versione era, 2003-2004, dove c'era solo nella versione americana, c'era Harpy's Feather Duster, Ah, Spolverino cazzo. delle Arpie, però nella versione europea no, c'erano tre carte del cazzo. Nella versione americana c'era tipo Sinister Serpent, Sì. Harpy's Feather Duster e qualcos'altro. 2 su 3 giocabili, introvabili. Mi ricordo ho importato 5 copie del gioco dall'America, ho speso una valanga di soldi, ma le carte dentro valevano 10 volte tanto quello che valeva il videogioco. Però sì, all'epoca ci si arrangiava un po', diciamo. Beh, vedo che ti sei arrangiato anche abbastanza bene, nel senso. No, no, sì, per carità. Spostiamoci adesso al mondiale. Voglio che mi racconti tutta l'esperienza e come ti sei preparato all'evento. Ma soprattutto, anche una domanda che ti volevo fare dopo, ma te la butto dentro. Cioè, come hai convinto i tuoi ad andare in Giappone? Che mio padre, no, cioè, gli rompe il cazzo se vado a Bologna e c'ho 27 anni? La risposta a questo è molto semplice. Allora, prima di tutto, i miei hanno sempre. Non hanno mai avuto problemi. Cioè, mi hanno sempre supportato nella mia passione di giocare, andare a fare i tornei, giocare le carte. Quindi, da quel punto di vista, non avrebbero mai avuto problemi. Anzi, i primi anni, magari quando ero un po' più piccolo, mi portavano loro a Lucca, mi portavano loro a fare il torneo. Quindi, poi dopo. Col tempo chiaramente hanno visto che comunque bazzicavo col negozio, poi ci organizzavamo altrimenti, però mi hanno sempre supportato
portato, non mi hanno mai bloccato da quel punto di vista. E convincerli ad andare in Giappone è stato molto molto semplice, perché io all'epoca, essendo minorenne, avevo 15 anni, per legge la Konami e l'Upper Deck hanno dovuto pagare il volo, l'albergo e tutto il resto anche a un guardiano adulto. Quindi uno dei due è venuto completamente gratis. Il suo E tuo padre quindi è che si stato. sfregava le mani. Esatto, quindi capisci che hanno dovuto prendere un biglietto e un hotel e siamo andati in tre. Non è che si sono proprio messi a piangere. Quindi no, è stata un'esperienza interessante anche per loro, perché poi era la prima volta anche per loro di andare in Giappone, quindi sono stati ben contenti di venire a Tokyo quella settimana. È stata un po' una mazzata perché comunque era una settimanina che normalmente direi di andare per un po' più di tempo in Giappone, però quindi da quel punto di vista non ci sono stati grossi problemi e mi hanno sempre supportato in quello. Per quanto riguarda invece l'esperienza del mondiale vera e propria è stata incredibile, però c'è da dire che, essendo appunto, avevo 15 anni, era la mia prima volta ad andare in Giappone, un posto dove avrei sempre voluto andare, era un po' il mio sogno andare in Giappone, quindi una volta che sono stato lì, certo, c'era il mondiale, c'era il torneo, non dico che è andato in secondo piano, però diciamo che mi sono facilmente distratto con altre cose, e quindi sì, però diciamo che l'esperienza è stata incredibile, come ho detto, l'Upper Deck e la Konami, che all'epoca c'era ancora Upper Deck, penso che adesso non ci sia più, No. vero? Upper Deck, ok? Hanno organizzato tutto per appunto biglietti aerei, trasferta, albergo, tutto pagato, e anche a uno dei miei genitori, l'altro ha pagato, è venuto oltre insieme. Siamo stati là una settimana più o meno, scarsa. Non ricordo se era tipo 5-6 giorni, quindi proprio toccata e fuga, che per il Giappone, considerando che ti fai 12 ore di volo, non era proprio una passeggiata, jet lag e tutto. Però vabbè, al solito a 15 anni che t'ammazza. E niente, è stato incredibile. Abbiamo fatto i primi. Abbiamo avuto i primi giorni, li hanno lasciati liberi. Suppongo per far ambientare col jet lag i giocatori che arrivavano, dare tempo anche a tutti i giocatori ad arrivare da tutte le parti del mondo. Eravamo in 50, 54 a fare il mondiale per il gioco di carte, e poi c'erano un'altra 20-30 persone per il videogioco. Stavamo tutti nello stesso albergo, l'albergo era davanti al Tokyo Big Sight, quindi a Odaiba di Ferrariake. La location del torneo era proprio lì vicino, però sì, ci hanno lasciato i primi 2-3 giorni liberi, quindi siamo andati in giro a farci i cazzi nostri, tutte le cose. Oltretutto avevano assegnato al gruppo anche una guida, una traduttrice dal giapponese in inglese, ma in realtà la guida è stata un po' tipo con i genitori, e tutti noi giocatori invece siamo andati in giro per i fatti nostri, e ho fatto un po' combriccola con il tizio brasiliano, Stefan, poi chi altro c'era? Il tizio della Repubblica Dominicana, e poi c'era anche il tizio americano, che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa. Però sì, abbiamo fatto combriccola e siamo andati in giro per Tokyo, quindi abbiamo. Così, è stata proprio un'esperienza interessante. Sì. E poi dopo i primi 2 o 3 giorni così che ci siamo ambientati, abbiamo fatto il torneo vero e proprio. Così è stata proprio un'esperienza interessante. E Sì. poi dopo i primi 2 o 3 giorni così che ci siamo ambientati, abbiamo fatto il torneo vero e proprio, molto molto serio. Come dicevamo in intro, l'anno scorso, 2 anni fa, ho trovato questi video, questo footage del torneo vero e proprio, che poi ho messo insieme per fare un video su YouTube. Oltretutto, la maggior parte di quel girato me l'ha dato un giocatore giapponese che ha partecipato al torneo. Adesso mi sfugge il nome, nei crediti nel video comunque, che sua mamma con la bella videocamerina ha registrato praticamente tutto il torneo. E ho visto, l'ho trovato per caso su YouTube, che aveva messo, non so, un paio di minuti di sto video, e faccio: Dio, ma cos'è sta roba? Dammi. Se mi dai tutto, metto tutto insieme. E mi ha mandato un file da 40 giga. Sì, e sua mamma aveva registrato di tutto e di più. E io l'ho messo tutto insieme e l'ho messo online. Molto interessante. Lui all'epoca era forse fra i più giovani che hanno partecipato al torneo. Era proprio un bambino, avrà avuto 7-8 anni, non Allora ho so. capito chi è, perché si vedeva le riprese
su sto ragazzino che giocava con un ragazzo di, penso, 30 anni. Esatto. Lui, quel bambino lì, adesso è un adulto anche lui, chiaramente sono passati 20 anni, e fa lo YouTuber in Giappone, e quindi sì, lui mi ha dato il video, ero bambino, e infatti c'è un sacco di zoomate della mamma che zooma su di lui in faccia. E niente, quindi abbiamo fatto, dai, c'è stato il primo giorno dove abbiamo fatto i turni di Svizzera, normali, e devo dire che non ho proprio performato alla grandissima. Ho finito a metà classifica. Mi ricordo che eravamo in 54, classifica sono arrivato tipo 22, qualcosa del genere. Mi pare fossero 6 turni di Svizzera. Memoria sta un po' andando, però mi pare fossero 6 turni di Svizzera e penso di aver fatto 3-3, 3 vinte, 3 perse. Potrei dirti una cazzata, però mi pare fosse più o meno così. Quindi diciamo che non ho proprio fatto da mattissimi. C'erano molti mirror. In realtà il tizio che alla fine ha vinto giocava, mi ricordo neanche che cazzo giocava, con i pomodori mistici. C'era una roba tutto un po' particolare. Comunque, primo giorno abbiamo fatto questi turni svizzeri a porte chiuse, completamente a porte chiuse. Gli accompagnatori potevano arrivare fino all'ingresso, ma la stanza poi dopo non c'era pubblico, non c'era niente, quindi proprio doveva stare in un ufficio. No, infatti ho visto, non era tutta questa grande No, spesa. non c'era proprio lo sfarzo. Era proprio una roba serissima, proprio messi lì così, chiusi, tutti vestiti con la stessa maglietta. Ok. Poi invece il giorno dopo, dove hanno fatto poi i top 8, tutto il resto, ci siamo spostati sempre nella stessa. Eravamo in questo posto che non esiste più, si chiamava appunto Di Ferraria, che era tipo un centro congressi, centro eventi sportivi a Tokyo Bay, vicino a Odaiba. Da questa conference room chiusa ci siamo spostati nella zona principale, che invece aveva anche il pubblico, però anche lì era strano, nel senso che non è che c'erano gli spalti o niente, e la gente stava tutta intorno, e chi non doveva disputare le varie finali abbiamo fatto sfida al campione, tipo, quindi ci hanno messo su dei tavolini, ci hanno dato dei box di carte, fa adesso la gente viene qui, fa la fila, la gente viene qui e giocate e poi gli regalate delle carte. Faccio, vabbè, tipo le bestie da circo, va bene. Quindi ci siamo messi lì a giocare contro questi random che facevano la fila per venire, poi si facevano le foto, i bambini, adulti, tutti, chiaro. Però la differenza è che in Italia ci sono molti bambini che giocano, almeno all'epoca giocavano Yu-Gi-Oh! Già a livello competitivo, mentre in Italia magari è sempre visto magari dal ragazzino in su. Io stesso ho iniziato che avevo 13-14 anni. Invece in Giappone è come se iniziassero da molto prima. Almeno ho avuto questa sensazione, anche per qualche motivo tutti i paesi avevano un rappresentante, un italiano, un francese, il Giappone ne aveva quattro, ma tre su quattro erano poco più che dei bambini, che comunque legnavano il culo uguale, non è che, però, per dire. Quindi niente, abbiamo fatto questa sfida al campione, ci siamo fatti delle gran foto, tutto molto, molto simpatico. Poi hanno fatto le varie finali sul palco, quindi anche lì non è che c'era il setting da arena, era proprio, stavano sul palco con tutti i judge, c'era la telecamera che puntava e poi c'era il mega schermo dietro che faceva vedere il terreno di gioco. Quindi ci siamo guardati la finale. Poi dopo è venuto Takashi, si chiama? Sì, Sì, si chiamava. si chiama Kodakashi. Davvero. Anche lui sul palco ha portato i trofei, gli hanno dato le varie carte promo, tutte queste storie qui. È buona. Questo è stato. E poi dopo penso che abbiamo avuto forse un altro giorno extra prima di ripartire per un attimo riposarsi, uno o due, adesso non ricordo bene. Però diciamo che l'esperienza del mondiale è stata molto interessante e l'abbiamo vissuto come, oddio, come un evento, un torneo abbastanza normale. Non aveva lo sfarzo di come hanno adesso i mondiali. Non c'era live streaming, non c'era niente. C'era a malapena il report di cosa è successo in quei 2 giorni in Giappone, perché capisci che quando facevano un torneo in America ci stava che c'era un po' più di coverage vari siti, ma in Giappone zero, ma proprio zero. C'era a malapena la lista dei giocatori, il top 8, top 4, chi ha vinto, ma foto, video, a parte quelle che ho pubblicato io online, ce ne sono praticamente Poco nessuna, niente. perché sì, è stato vissuto un po' come una cosa molto privata.
privata, molto, molto giapponese da quel punto di vista, e di un gioco che era al terzo anno di vita, No, no, ma quindi probabilmente neanche loro ci credevano che no, saremmo no, arrivati a questo punto. assolutamente, assolutamente. Quindi un'esperienza interessante, ma decisamente diversa da quello che sarebbe un mondiale Sì. oggi. Quello poco ma sicuro, o anche un premier event di un torneo qualsiasi. Era non tanto diverso da un torneo di medie dimensioni in un qualsiasi posto. Però diciamo che c'era l'idea di un torneo strutturato. Già il fatto che mi avevano messo a giocare con le persone che venivano era figa come idea. Io sono stato al mondiale di Yugi quando l'hanno fatto a Rimini nel 2014, se non ricordo male. E cioè, era strutturato. Sì, Takashi che sale sul palco e premia. Sì, ok, che ti potevi fare il token con la tua foto e tutti i side event. Però non. Sembra che non ci credano nel voler fare qualcosa di bello. Cioè, io, parliamoci chiaro, tanto te Pokémon lo bazzichi ancora più di me. E loro sì che sanno fare un evento. Cazzo, riescono a fare soldi con un gioco di merda. Figuriamoci con. Dai, allora, parliamoci chiaro, Scarlatto e Violetto non è un gran gioco. E loro comunque stanno lì tutti i giorni a contare soldi. Poi Yugi che avrebbe lo stesso potenziale, perché anche a livello di gioco competitivo o cartaceo è molto più forte rispetto a Pokémon. Sì, assolutamente. E comunque, boh, ok, sì, proviamo a fare qualcosa. E secondo me questa è una cosa che gli manca, è un peccato. Perché Peccato, sì. non ci generano hype intorno su cose che secondo me potrebbero essere anche interessanti. Poi Pokémon riesce a farti adesso le full art e tutte quelle menate lì. Però, cioè. Sì, c'è da dire che come fanno gli eventi alla Pokémon Company, poche altre compagnie riescono. Gli eventi organizzati da Pokémon Company, tanto ne stavamo dicendo prima di registrare che ieri sono stato all'internazionale qui a Londra, europeo, di Pokémon, dove fanno gioco di carte, videogioco, Pokémon Go, Pokémon Unite, Sì. tutto, ma l'evento in sé è una cosa incredibile. Sono stato ai mondiali che hanno fatto qui a Londra nel 2022, anche quello, un evento che veramente non ha eguali. Sono stato a tanti eventi, a tanti tornei, ma organizzato com'è l'organizzazione Pokémon è veramente difficile da battere. Che ci sta, loro fanno bene, ma qualcun altro dovrebbe probabilmente prendere un po' ispirazione. È questo il fatto, per dire adesso una cosa stupida. Come ti avevo accennato prima che iniziassimo, Yu-Gi-Oh! Ha introdotto i formati 2 anni fa. Cioè, attualmente io vado al nazionale o all'ICS, Konami mi organizza il side event di GOT, il side event di Edison e probabilmente più avanti anche altri formati. Però dai, ci siamo arrivati nel 2023 quando Magic lo fa da 15 anni? O così? Forse anche da più, sì. Pare assurdo, pare veramente, veramente assurdo. Il fatto è che probabilmente, diciamo, Pokémon è gestito da The Pokémon Company e Pokémon è l'unica cosa che hanno da dover gestire. E Konami ha altri side project oltre Yugi. Sì, è vero, però mi verrebbe da dire che c'è una divisione specifica e dedicata a Yu-Gi-Oh! Non lo so sinceramente come funziona all'interno di Konami. Mi verrebbe da dire che a livello organizzativo di compagnia ci dovrebbe essere una divisione dedicata solo a Yu-Gi-Oh!, all'organizzazione degli eventi, a seguire comunque un gioco, anche perché quello che gira intorno a Yu-Gi-Oh! È diverso da quello che gira intorno a, cazzo so, PES. O Metal Gear o quello che è, cioè sono cose completamente diverse. Quindi mi verrebbe da dire che dovrebbero avere una divisione dedicata. Poi chiaramente io non so niente, Sì. quindi però sì, non so. È chiaro che la Pokémon Company, che poi anche lì dici, la Pokémon Company sì, deve seguire un brand, deve seguire il brand Pokémon. Il brand Pokémon è talmente esteso che anche lì all'interno ci sono varie divisioni, perché chiaramente quelli che organizzano i premier event dei mondiali, varie cose, non sono gli stessi che si occupano del merchandise, app mobile, c'hanno talmente tanta roba che è quasi inimmaginabile. Non per niente Pokémon è uno dei franchise più remunerativi al mondo, se non il franchise più Sì. E remunerativo al mondo. poi consideriamo questa cosa, Yugi tipo non ci prova neanche a fare collaborazioni, attualmente ha fatto una cosa incredibile, collaborare con Mac ed Hello Kitty, Ho visto quello. è una cosa insensata, finalmente
dopo 20 anni dove avevi fatto due collaborazioni col Mac in America, ci sei arrivata che dovevi farlo ancora. Pokémon lo fa tutti gli anni, Pokémon è sull'estate. È vero, no, è vero, il tipo di collaborazione che fa Pokémon è incredibile. Però sì, molto interessante quella del McDonald's. Se fossi stato ancora dentro Yu-Gi-Oh! Avrei decisamente preferito fossero tornati a fare carte promo, come sì, avevano fatto nei primi anni 2000 in America. Oltretutto alcune di quelle carte promo erano incredibili e incredibilmente costose. Sono accettabili adesso, nel senso. Sì, all'epoca di meno. Forse adesso, essendo nessuna praticamente giocabile, era solo a livello collezionistico. Però sì, la collaborazione con Sanrio e Hello Kitty decisamente sono tornati. Era una cosa inaspettata. Sono anche molto carini, devo dire. Allora, visti dal vivo sono un po' una merda. Apprezzo l'impegno. Però sì, da quel punto di vista Pokémon fa un set promozionale di 12 carte praticamente tutti gli anni, da tot anni a questa parte, quindi oltretutto hanno fatto un set neanche di 12 carte ma di molte più, con tutti gli starter di tutte le generazioni per il 25esimo anniversario, sì, 2 anni fa, un set enorme e tutto esclusivo McDonald's, quindi c'è una roba grossa. Domanda importante che, vabbè, dovevo fartela prima ma siamo arrivati a questo punto. La carta promozionale ce l'hai ancora? Spoiler, quanto vuoi? Quale carta promozionale? No, aspetta, nel senso, hai vinto un nazionale, ti avranno dato una carta promo event. Ti piacerebbe, fratello? Niente. Allora, le carte promo all'epoca erano solo per i mondiali. A nazionali non esistevano carte promo che ti davano come premio event. Il premio per i nazionali consisteva in svariati box dell'ultima espansione uscita, non mi ricordo neanche qual è, un incredibile iPod video 80 giga, e lo uso ancora, ma è proprio il top della tecnologia all'epoca. Costavano un botto, svariate copie del gioco per Game Boy, bla bla bla. Diciamo memorabilia Yu-Gi-Oh! Ho un trofeo. Ah, ok. C'è un trofeo che è la piramide d'oro, il Millennium Puzzle, in pratica. Quanto vuoi? Chiuso dentro una teca di plexiglass a forma di piramide, con la targhetta con scritto 2005 Italian Champion e il mio nome. Quindi c'ho questo, e potete tutti andarlo a vedere. Non ce l'ho a casa, okay. All'Orion, al negozio, alla fumetteria a Rimini, è in esposizione dentro una vetrinetta di fianco alla cassa che gira, e se volete lì potete andarlo a vedere insieme a tutti gli altri trofei di altre persone del negozio che hanno vinto. Però c'è anche la mia statua, la mia piramide trofeo dei mondiali, dei nazionali. Però no, nessuna carta promo, mi spiace. Peccato. Come ci si sente a non aver vinto una carta che attualmente si vende a $80,000? Tu mi vuoi dire che adesso, se vinci un nazionale in Italia, ti danno una carta promo che vale $80,000? No, aspetta, del mondiale, parlo di XNXX. Okay. Vabbè, ok. Lì, vabbè, che se ci vuoi fare? Nel senso, due ce ne sono. Cos'è che erano? Xenex qualcosa, sì. C'era un'altra che era la carta promo, tipo per una regina qualcosa, regina di sto cazzo, non lo so. Io come ci si sente? Male. Ci sente male per due motivo principale. Io sono collezionista da una vita, colleziono carte da quando ho visto la prima carta, ok, quindi dei Pokémon, quindi dal 98 al 2024 io colleziono carte, e il mio più grande cruccio, la cosa che colleziono più di tutti in tutti i giochi, che sia Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh, sono state le carte promo. Le carte promo sono sempre la mia cosa principale. Perché le carte promo non le puoi comprare o trovare nel pacchetto, ma le devi ricevere o sbatterti per averle in qualche modo. La distribuzione della carta promozionale è la cosa che più mi accende la scintilla del collezionismo. Quindi, una porta aperta, Quindi col senno di poi, chiaramente ti devo dire, cazzo, mi scoccia, ma chiaramente forse all'epoca vincere la carta promo sarebbe stato il meno. Per vincere la carta promo dovevi vincere il mondiale, quindi a quel punto quando sei lì forse ti interessa di più vincere il mondiale, sì, piuttosto che avere la carta promo. È più, non so, col senno di poi non è che ci sputi, sì, sopra la carta promo, soprattutto con un valore con gli $80,000. No, assolutamente è tanto unica, no? Immagino che non l'abbiano più ristampate. No, c'ha due print e basta.
basta. Poi ci sono molte carte del mondiale o di eventi simili che vengono date come repliche. Cioè tu vai a fare il side event, ti dà la carta super rara con scritto replica e ovviamente... Vabbè, replica dai. Beh, però lascia c'hai comunque la carta. Sì, 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 però lo sai che non è quella originale. Replica lascia un po' il tempo che trova. Te dirò, ci stanno delle repliche che sono state stampate poco, che attualmente stanno una roba come $15,000, repliche. Ok, va bene. È così, però è inutile stare a piangere sul latte versato, nel senso, se vogliamo parlarci chiaro, io, e suppongo questa sarà una domanda che arriva a breve, ma non ho più la mia collezione di carte di Yu-Gi-Oh! Sì. Ok. Ho, attenzione, ho il mio mazzo. Il mazzo ce l'ho. L'ho tirato anche fuori perché... Mamma mia. Dentro la sua, suo deck box originale. Quella spilletta lì, non mi ricordo da dove arriva. Aspetta, se riesco a mettertela a fuoco. Sì, bellissima. Duelist League, non ho la più pallida idea di dove possa essere. C'ho, attenzione, attenzione, la calcolatrice ufficiale. Questa si trova ancora in vendita, non sta un cazzo, però è veramente bella. Incredibile, bellissima. Poi? Allora, devi comprare le oversleeve perché si possono giocare. Sono le sleeve che si mettono sopra per non far rovinare. Vabbè, ma per tante volte quanto uso questo mazzo... Prima carta del mazzo, BLS, ok. Cioè, nell'intervista però... avevi detto che avevi dato via il tuo mazzo, quella che hai fatto con God Community Italia, perché ovviamente l'ho vista, che l'avevi dato via e che te l'hai rifatto rifare. Mancavano delle carte, delle carte. Però il deck box e alcune delle carte erano rimaste, però ci sono dei buchi che ho dovuto rifillare, perché qualche anno dopo aver smesso di giocare, avevo la collezione, alla fine, negli ultimi anni avevo la collezione in società con degli amici, alla fine abbiamo venduto tutto e cioè ci è venuto fuori un bel gruzzolo, ma chiaramente col senno di poi, di adesso, non voglio neanche addentrarmi in questa conversazione, perché altrimenti poi mi viene da piangere. Tanto, da collezionista Pokémon te ne rendi conto di quello che è successo dalla pandemia in poi. Chiaramente. Quindi sì, però il mio mazzo è qua, anzi, dentro il mazzo ti faccio vedere anche un'altra cosa che è molto interessante. Eccoci qua. La Duelist ID card dell'Upper Deck? Allora, questo qui in pratica era il mio codice UDI per giocare ai tornei, membro dal 2004, quindi sono membro ufficiale dal 2004. Questo qui era la tessera che ricevevi quando in pratica diventavi judge anche. Che figata. Che io ero judge livello 1 di Yu-Gi-Oh! E judge livello 1 di Versus System. Anche il gioco quello con i supereroi Marvel e DC. E quando eri judge ti davano questa tesserina qui al posto di quella di carta fraciga classica. E poi ogni volta che avevi una nuova specializzazione o salivi di livello te ne mandavano una nuova. E poi ti mandavano le carte promo a casa insieme con questa. Sì. Oltretutto manca Tournament Organizator, perché negli ultimi anni ero anche Tournament Organizator. Mi hanno fatto Tournament Organizator senza dover fare nessun esame. Però poi dopo queste non le hanno più fatte, quindi è rimasta quella vecchia non aggiornata. Ma però, tu sai effettivamente perché la UDE, no, la Upper Deck non c'è più? Avevo letto qualcosa, qualche bega legale di qualche tipo, ma guarda, non sono mai informato. Dammi un secondo, questa è la mia collezione. E in mezzo c'è una cartina molto interessante dell'epoca GX, ovviamente probabilmente potresti averla già vista, ma sicuramente non l'hai mai giocata. Elemental Hero Aqua Neos, ok, sì, l'ho vista decisamente, okay. Mai giocata, ma l'ho vista. Vedi qualcosa di strano? Oh mio Dio, vedo qualcosa di strano. What if it's effect? No, non sull'effetto. Proprio prima la struttura edizione, della carta. La struttura della carta. Scende il prima edizione. Prima edizione, ma non ha il bollino dorato. Bingo! Allora, praticamente l'Upper Deck, in un momento della storia del gioco in cui voleva fare come gli pareva, poteva aver fatto una collaborazione con un'azienda cinese per stampare un prodotto di Yugi non ufficiale con questa e un'altra carta promozionale, sempre Ultimate. Ovviamente Konami è venuta a conoscenza di questa cosa e si è incazzata un po' tanto. Mi domando perché? Poi l'Upper Deck, non contenta mentre si stava risolvendo queste beghe legali, decide di fare il volume 2 di questo prodotto con altre promozionali. A quel punto arrivò Konami, incazzata nera di nuovo, che ovviamente decise di levare dal cazzo l'Upper Deck e gestire tutto loro. Okay. Perché poi fece...
fecero anche durante quel periodo la carta del sigillo dell'Orichalcos, Ok. quella dell'anime, con più anelli che venne data solamente a dei dipendenti dell'Upper Deck, tipo anche quella costa una fracca e infinita di euro. Immagino che Konami non fosse troppo contenta perché Assolutamente no. all'epoca non esistevano carte esclusive per l'Occidente che non esistessero nell'OGC giapponese. Al massimo era il contrario. E praticamente, sai, stampare poi con i macchinari Konami cose false non è stata una grande mossa. L'unica cosa è che nel Chiaro. corso degli anni aveva dato qualcosa in più agli eventi Konami, dai token coi capretti disegnati a tanta altra roba. Ci sta, ci sta. Quello. Interessante, interessante. Sì, non mi ero mai. Ho solo visto che all'epoca era successo, ma non mi ero mai interessato sul motivo vero e proprio. Non sapevo assolutamente si parlasse di roba stampata non ufficiale. Sì, robe strane, vabbè. Oltretutto, l'Upper Deck di sti tempi non, forse fa ancora qualcosa di sportivo in America, ma a parte quello, non, da un pezzo che non la vedo fare cose di rilievo. Dai, boh, secondo me si è fatta ingolosi con dei soldi che secondo me ne poteva fare molti di più continuando a lavorare con Konami. Sì, all'epoca Yu-Gi-Oh! Stava esplodendo, si sono ritrovati per le mani una roba che forse non avevano solo fatto roba sportiva americana, di sport americani fino a quel momento, quindi sono ritrovati tra le mani un gioco di carte che gli è esploso a livello mondiale e non so, forse non erano pronti, forse. A livello organizzativo, per i tornei, le cose sempre eccezionali, nulla da dire. Un sacco di persone che conosco che appunto lavoravano all'Upper Deck proprio, però evidentemente a livello di business. Sì. Forse Si sono lasciati un po' ingolosire. non pensavano arrivasse allo stesso livello di Magic che fallisse prima. Dici, sfruttiamo Sì, l'occasione. un'altra, esatto, un'altra cosa così che non dura negli anni. Boh, perché alla fine di giochi che sono nati e morti nel giro di 6 mesi, un anno, ce ne sono infiniti. E te lo dice uno che li ha giocati tutti. Ma proprio tutti, eh. Li ho fatti tutti i giochi di merda, dal primo all'ultimo. Poi adesso negli ultimi anni c'è stato, vabbè, Dragon Ball, che cioè, penso sia la cosa più brutta che esiste. Hanno ammazzato due TGC di Dragon Ball e l'ultimo fa schifo comunque perché ovviamente i disegni non sono fatti da persone vere. Sono tipo tutti PNG. Tutti PNG attaccati sulle carte. One Piece, che secondo me è bellissimo, proprio One a livello. Piece non l'ho mai giocato. Quando è uscito, io sono fan di One Piece. Sto parlando con cappello di paglia, cazzo sto a Sì. dire. Però leggo One Piece dal 97, ok? Quindi, oh, bello, vedi? Mi faccio tentare da questa roba qua io. Dove che ce l'ho? Le ho messe via. Quando è uscito il gioco di One Piece, faccio, cazzo, One Piece. Carte e One Piece, le due cose che amo di più su questo mondo. Però mi sono dovuto dare un freno. Ho detto, ragazzi, non si può fare. Al momento io gioco e colleziono Pokémon e Magic. Se mi metto dentro anche One Piece, con tutte le waifu, questo qui diventa la tana del bianconiglio. Quindi ho un po' di cosine che sto tenendo sigillate di One Piece. I primi 2-3 set, c'ho box, robe così, e ho qualche promo di Luffy, però non mi sono mai addentrato. E oltretutto qui a Londra ci sono i negozi ufficiali, perché c'è il Bandai Cross Store, quindi ci sono i negozi ufficiali del gioco di carte dove hanno le Madonne, e spesso vado perché comunque c'hanno anche tutte le altre cose. Sono riuscito a non farmi tentare, non voglio proprio approcciarmi alla cosa perché so che altrimenti entro in un altro vortice che non posso più permettermi né a livello monetario né di tempo. Però One Piece sempre nel cuore. Allora, non, nel momento in cui mi hai detto ho i box sigillati, ci sei già cascato, nel senso non. No, no, se sono sigillati, stanno lì. Sono fermi. È come il gatto di Schrödinger, finché è dentro la scatola non sai se è vivo o morto. Esatto. Sono lì chiusi. Buona, niente, non ce li ho neanche in casa. Li tengo fuori nel storage. Li tengo lì così, tranquilli. Belli. Sono riuscito a darmi un tono. Non li ho mai aperti. Ho anche mazzi introduttivi. C'ho boh, il starter deck dall'1 al, non so, 10. Tutti chiusi. Sì, però Bellissimi. dai box siamo passati adesso anche ai mazzi. No, no, basta, basta, basta. Io ogni, guarda, ho deciso di fare solo sia di Pokémon che di One Piece,
solo roba giapponese o qualcosa di inglese se c'è qualche promozionale che ovviamente non arriva da noi, che mi costa tipo la metà della metà della metà. Tanto l'artwork è lo stesso e è sempre ufficiale, quindi se devo comprare una carta anche di 151 che mi costa tipo 15 volte tanto, nel senso, ne faccio anche a meno. 151 dura, sto cercando, normalmente non colleziono set interi. In Pokémon difficilmente colleziono set interi, non sono tipo da set interi, sono tipo da mini set, roba promo, cose particolari. Però ho fatto quelli del 25, il set del 25esimo anniversario, non mi ricordo neanche più come si chiama, Celebration, gran festa. Quello l'ho fatto tutto. Quando è uscito 151 ho detto va dai, è un set particolare, me ne sono pentito perché il pull rate di 151 non esiste. Una merda atomica. Devo anche essere sincero, all'infuori delle full art, quelle speciali, il resto delle carte lascia anche un po' a desiderare, c'è un sacco di plasticoni EX che potevano stare anche dove erano. Lì un po' mi sono pentito. 151 ancora non l'ho finito. Però sì, normalmente non faccio set interi, faccio cose particolari, non so, faccio tutti i set del McDonald's, ho fatto appunto tutti quelli del 25esimo anniversario. Di recente ho chiuso, dopo anni, il set di tutti in Pokémon, di tutte le carte promo dei mondiali. Sì, l'ho viste. Non chiedo quanto è speso. In italiano, oltretutto, perché volevo complicarmi la vita. Da un certo punto di vista meglio, perché in italiano costano di meno, perché chiaramente Davvero? Se vuoi fare, sì, perché se vuoi fare, le più richieste sono in inglese e in giapponese. Ok. Tutte spiaggia tropicale, cavallone tropicale, tutte quelle storie lì. Inglese e giapponese sono quelle più costose perché sono le più richieste, però sono quelle più più facile da trovare. Uno, perché vengono date anche ai side event. Quando sono state ai mondiali qui a Londra 2022, se tu facevi side event potevi fare un tot di punti e prendevi la promo dei mondiali, in inglese però solo. Quelle in tutte le altre lingue, incluso l'italiano, costano di meno perché sono meno richieste, ma sono molto più difficili da trovare perché l'unico modo in cui la puoi avere è tramite il pacchetto se partecipi ai mondiali. Quindi c'è un pacchetto per ogni partecipante. Fine. E quindi sono molto più difficili da trovare. E quando a un certo punto ho deciso di fare questo set, perché ho dei problemi chiaramente, è stato un bel dito al culo, perché tutto bello finché arrivi fin verso il 2012-2013, e poi da lì andare indietro fino al 2004, quando il mondiale di Pokémon l'hanno fatto alle Hawaii con 5 stronzi, e trovare spiaggia tropicale 2004 in italiano diventa molto problematico. Lì è stato duro. Oltretutto io non faccio collezioni di roba gradata, io colleziono solo nei raccoglitori. A me piace roba nei raccoglitori, quindi, ma alcune di queste purtroppo ce n'erano tipo, ne ho trovate due al mondo ed erano tutte gradate, quindi ho dovuto comprare un sacco di carte gradate e spaccarle per tirarle fuori. Fanculo. Ma è giusto così, quando ce l'hai nell'album e sfogli è molto più bello. Poi ovvio, assolutamente, se mi capita quella carta che, cioè, è tipo monocopia, introvabile così, e ce l'ho gradata e tocca tenerla. Frega un cazzo. Pop 1, no. Me frega una sega. Deve andare nel raccoglitore insieme alle altre. Allora, Tronchesi e via andare. Mi era capitato che dovevo prenderla, poi il tipo si è tirato indietro perché ha detto no, posso venderla di più. Una carta che era di Yugi Square Cut, del Mago Nero, dell'EDD. Praticamente non c'aveva il bollino e si era ottenuta tipo non in maniera molto legale. Ok, caduta. Sì. Era entrata in una tasca da una delle fabbriche. Sì, e praticamente l'aveva fatta gradare, stava tornando. Cioè io, per quanto sono tipo da raccoglitore, l'avrei tenuta gradata perché lì ci metto un pochissimo a farla sbeccare in qualche modo, quindi nel dubbio una roba del genere l'avrei mantenuta gradata. Tutto il resto non esiste. Queste sono... Ci può stare, se è una cosa singola è più la cosa, mi disturba di più se... Queste sono le mie carte migliori. Loro due che sono le D-card. Poi questa, premio da ICS, quando c'erano i tornei a distanza. Quest'altra replica di un evento. Queste qui tipo repliche del mondiale. Questa era la carta promozionale che davano ai regionali, tipo il Remote Duel. Poi tipo attualmente hanno fatto il torneo del Tokyo Dome. Ce l'hai presente? Era un torneo che è stato fatto nel 99 in Giappone. Per il 25 annale
l'hanno riproposto. Okay. Davano come promozionali queste, che l'ho visto e ho detto non posso non prenderle. Tipo queste due bustine con la promo del Mago Nero e del Drago Bianco, con dietro lo stadio del Tokyo Dome. Ok, fighissima. Ah, dietro c'ha, okay, sì. Ok, le ho viste online. Ero su Bailly, c'è scritto 15 box del torneo, più le due promo, 500 euro. Solo le due promo stavano a 300, i box da noi si vendono a 90 euro. Ho detto, vabbè faremo questo sforzo. Quando ho detto che ho dato via tutta la mia collezione, in realtà ho due carte fuori, cioè, non ce le ho qua, quindi non te le posso far vedere, ma oltre al mio mazzo che è rimasto, ho due carte. Una è una coppia italiana del Mechanical Chaser, cacciatore, sì. TP1, beh, che è lì per valore sentimentale, perché all'epoca avere un 1850 senza sacrificio era una bomba. Primo che era un 1009 senza sacrificio erano gli Elfi Gemelli, quindi avere 1850 era incredibile. All'epoca costava una fucilata per avere quel 50 in più, e quindi una copia italiana di quello, dalle TP1 e dalle TP... questa è una bella domanda, non mi ricordo se è TP1, TP2, TP3, buco bianco. Ok, sì. In italiano sempre, quello me l'ero portato in Giappone e tutta la carta è completamente coperta, l'ho fatta firmare da tutti i 54 partecipanti ai mondiali del 2005. Quella è una bella chicca. Quella è una bella chicca. A livello monetario non vale un cazzo. No. Parliamoci chiaro, perché è una carta firmata da delle persone a caso, però a livello sentimentale il buco bianco già era una carta di merda di per sé, però mi è sempre piaciuta, perché avere il contrasto tra il buco bianco e il buco nero mi ha sempre fatto ridere, una carta ingiocabile chiaramente, però mi è sempre fatto ridere, mi è sempre piaciuta, quindi l'ho fatta firmare e quindi quella ce l'ho ancora, e valore sentimentale fuori scala chiaramente, firmata da tutti i partecipanti ai mondiali del 2005. Quindi non c'ha senso che io ti chieda quanto vuoi. No, non c'ha senso. Ma, okay. Ma che cazzo te ne fai tu poi? È quel tipo di cosa che non... Io ho un problema. Te l'ho detto all'inizio live video. Comunque andiamo avanti, se no non finiamo più. Vai. Allora, com'era il meta dell'epoca? Cioè, cosa si giocava? Perché adesso tutti giocano a Chaos Turbo. Allora, queste sono domande difficili, perché sono passati 20 anni. Sì, l'Alzheimer è precoce e cose capisci. Che... Poi quando passi 30, da lì poi dopo, un disastro. Allora, com'era il meta? Il meta era molto unificato, devo essere sincero. Molto omogeneo. Si giocava, appunto, Chaos Control era assolutamente al top. Il resto c'erano varie persone che c'erano vari altri mazzi che tentavano di fare cose un po' diverse, ma quello che ho sempre sentito è che gli mancava la consistenza, non riuscivano a rimanere a portare a casa risultati in maniera costante. Okay. Ti dico qualche mazzo che mi ricordo, c'erano vari OTK, One Turn Kill, gente che ci provava fortissimo, ma adesso devo essere sincero, non ricordo se era proprio all'ultimissimo formato 2005, sì. Mi ricordo che anche io per un periodo ho provato OTK con Raccoloscenziato. Ok, sì. Cyberstain? Sì. Era, mi pare, esatto, ci provava, c'erano questo era probabilmente un po' prima, forse 2003-2004, con le tartarughe catapulta, roba che cercava di spararti danni in faccia e fare one turn kill. Mi ricordo i Gravekeeper erano? Sì. Un caro amico che per anni è stato cioè proprio ci ha provato fortissimo a giocare solo Gravekeeper, con risultati altalenanti. E poi cos'altro? Vabbè, il solito guerrieri aggro. Sì. Però sì, devo dire che a livello di risultati costanti, quando ero, diciamo, al top, all'apice del gioco competitivo, era Chaos Control, era una cosa... Non dico che era imbattibile, ma chiudeva le partite molto velocemente. Quindi, per quanto fosse, sicuramente GOAT si è evoluto di più in questi ultimi anni, dove la gente ha continuato a rimuginare su un formato che... è rimasto, tra virgolette, stantio, sì. Perché chiaramente è un formato dove non si aggiungono nuove carte, quindi la gente deve iniziare a fare nuove combinazioni
con le carte che ci sono, ok? Quindi sicuramente sono stati trovati nuovi modi, nuovi archetipi o comunque archetipi leggermente diversi da quelli dell'epoca. All'epoca è un po' come sempre nello standard in quasi tutti i giochi, che sia Magic, che sia Pokémon, che sia Yu-Gi-Oh! Lo standard quando hai due, tre mazzi che sono al top, quando vai a tornei di un certo livello, quelli sono i mazzi che incontri, difficilmente trovi la mosca bianca. Quindi questo è quello che riesco a dirti del meta. In realtà, devo essere sincero, non sono mai stato un grandissimo studioso del meta, sempre stato un po' cazzaro. Era, cioè, quando in qualsiasi gioco, quando trovo il mazzo che sento che ha risonanza con me, che riesco a far andare, sì, il meta è importante, conoscere le carte è importante, però è più, non sono mai stato uno che sta lì e si studia le percentuali di quale carta viene giocata quando e dove, almeno non lo ero all'epoca. All'epoca ero un po' più diretto. E come ho detto prima, sì, studiavamo le liste che vincevano, però c'era un po' meno ossessione al questa carta viene giocata dal 54% dei mazzi che girano in questo meta. Era completamente diversa la cosa. Era un po' più facciamo playtest, vediamo come va, però era un po' più alla buona. Adesso immagino che sia diverso. Lo è, io giocando a Magic, gioco Commander, è tutto statistiche. Questa carta, quante viene giocata, il matchup con quello, con quell'altro. È un mondo completamente diverso. All'epoca, non so se perché ero più giovane e magari No, avevo no, no, ma meno la mente così, ma in generale veniva approcciata la cosa in modo. Le risorse erano diverse e tutto veniva approcciato in modo diverso. Quindi il meta, questa è una domanda che mi hanno fatto anche quelli di GOAT Community, mi hanno chiesto del sì. meta, e anche lì ho avuto difficoltà a rispondere sul meta. Il tizio, mi ricordo, ha tirato fuori gli spreadsheet con Sì. No, boy, no, ma infatti decisamente. io ho deciso di improntare questo video molto più un ti ricordi com'era il mondiale? E godiamoci God. Non sono il tipo di persona da questo tipo di atteggiamento. No, esatto, sono sempre stato un po' più cazzaro, dai. Sì. Il fatto è che all'epoca le risorse disponibili proprio a livello numerico di carte erano X. Adesso hai più di 11.000 carte da cui attingere per fare un mazzo. Capisci E che non. se prima te inculavano perché rubavi una lista da qualcun altro, attualmente mazzo, la lista fa top, testiamola, si parte da quello, la lista che ha fatto top. Poi, ovvio, ci può stare che te la modifichi, ma Mi è tornato in mente il nome, Luke. Si chiamava Luke Wilson, il tizio da cui abbiamo preso la lista che ha vinto lo Shonen Jump. Mi hanno fatto due coglioni così sul forum community, sto cazzo, non so. C'era gente, ah, hai rubato la lista! Cazzo dici devo fare? Ha Suka, vinto, vuol dire che è forte! Suka, ho vinto io il nazionale Suka. Madonna, mi ricordo su quei cazzo di forum, era Yu-Gi-Oh! Forum Community, non mi Boh. ricordo, solo che. Poi c'è stato anche Yu-Gi-Oh! Planet, non so se era quello. No, era prima, Ok. era su forum community qualcosa. Mi ricordo che ci sono state pagine e pagine di discussioni, delle cose indecenti. Forse esistono ancora quei forum, non lo so, però vabbè, posso stare lontano dai forum, meglio. Guarda, si sono spostati dopo su Facebook. ma Più infatti. o meno l'atteggiamento è quello. Esatto. Mentre per quanto riguarda a pre-GOT, cioè cosa è successo da quando te, tanto hai detto che hai iniziato a giocare quando è uscito Yugi. Cioè, cosa è successo a Assolutamente. Yugi da quell'anno fino a quando hai smesso? Cosa è successo a Yugi? È successo che si è evoluto in maniera esponenziale velocissimamente. È iniziato un po' come, ma in realtà è un po' come tutti i giochi, un po' come ha fatto Magic, un po' come ha fatto Pokémon, che i primi set avevano delle carte che erano o sgravate o una merda totale. Erano, perché chiaramente il gioco era nella sua infanzia, quindi stava cercando di trovare il suo formato. All'inizio, proprio quando il gioco è uscito all'inizio, la merce più di valore erano i mazzi introduttivi di Yugi, Yugi Kaiba. e di Kaiba. E soprattutto era quello di Yugi, perché dentro aveva il teschio evocato. Ah, un tributo un 2005 per l'epoca era veramente forte. Era una roba fuori di testa. E tu dovevi giocare il teschio evocato, perché l'alternativa era giocare il mago nero, due tributi. Capisci che. E quei mazzi lì erano. All'inizio erano introvabili. Introvabili. Sono andati sold out ancora prima che arrivassero. Era una roba fuori di testa. Quindi lì si giocava. Mi ricordo
ricordo, e questo già ti denota la componente di fortuna o di culo, il mio primissimo pacchetto di Leggenda del Drago Bianco Kiblu. Ho sbustato un Raigeki che all'epoca, adesso non so, Raigeki suppongo che oggi forse non abbia più l'impatto No, è una che carta avesse. forte, non con lo stesso impatto, ma si può giocare. Si può Sì, giocare sì. in multiple copie magari. No, un monocopia quella, monocopia spolverino, però tre buchi neri. Tre buchi neri, va bene, un bordello, tre buchi neri. Però all'epoca Raigeki era una cosa senza senso, letteralmente. Ciao, vorrei fare piazza pulita, solo dalla tua parte. Faccio in su, faccio giù, non frega niente, distruggo tu, grazie. Quindi c'erano carte del genere e carte che per l'epoca erano forti, ma mi ricordo il mazzo si giocava non mi ricordo come si chiama, un serpente multicolore, Ah, Seven serpente dei sette Colors, colori? esatto, che era un 1008. Sì. E quelli ti servivano per fare beatdown, perché erano i più grossi che all'epoca potevi avere senza tributo, perché Mechanical Chaser non c'era ancora, le TP1 non erano ancora uscite, e l'Aster Dragon è uscito dopo, e Elfi Gemelli sono usciti dopo, quindi avevi dei gran ciccioni, 1008, senza tributo, teschi evocati, quello era, buchi trappola, spaccatura, questo, Monster Reborn, e si è passato da mazzi molto semplici, perché questo uno scopo avevi all'epoca era buttare giù la roba più grossa che avevi e picchiare. Quello, una cosa potevi fare, non è che. E all'epoca, sinceramente, raramente la gente giocava i draghi bianchi, occhi blu, perché. Dove cazzo andavi? Due tributi. Se, ora che avevi due tributi per tirare giù uno di quei ciccioni, l'altro te l'aveva già fatto un culo così. Proprio erano belle, figurati, ma giocate relativamente. Mago Nero, men che meno. E poi da lì sono uscite le espansioni, sono uscite abbastanza in rapida successione e il gioco ha iniziato a evolversi molto velocemente. Perché comunque sono iniziate a uscire carte che avevano un livello di interazione diverso. Adesso mi mixo nella mente, non ricordo esattamente quale carta è in quale set, ma Magic Ruler ha iniziato a buttare su della roba interessante. Forse è quello che hanno cambiato il nome in Spell Sì. Due Ruler. Okay. Però sì, poi sono arrivate carte tipo di Mirror meno, Anfora. Force, oh, due di meno, proprio incredibile, una carta. Oltretutto, perché ogni tanto quando mi capita giochicchio su Master Sì. Duel, due di meno, l'unica carta che non esiste nel gioco. Hanno deciso di Ok. non mettere due di meno. Quindi ho tutto il mio mazzo ricreato dentro Master Duel per giocare GOAT quando Sì. capita una volta ogni 6 mesi, tranne due di meno perché non c'è dentro Master Duel. Non so per quale motivo, però una carta incredibile, bellissima. Cioè, il gusto che ti dà a giocare due di meno è incredibile. Poi vabbè, Pot of Greed, Graceful Charity, ma anche trappole all'inizio, probabilmente adesso sembra assurdo, ma quando è uscito Magic Cylinder, cioè Magic Cylinder siamo impazziti, perché non aveva non tanto che attaccavi e ti distruggevi, ma attaccavi e te li pigliavi tu i danni. Delle cose, quindi sono uscite carte che hanno fatto evolvere il gioco in maniera molto diversa da come era all'inizio. All'inizio le trappole erano pochissime, sì, se avevi il tuo Uoboku, non prendo danni, buco trappola, va bene. Poi però ha iniziato, poi quando siamo arrivati ai livelli di Imperial Order o Judgment, roba del genere, è diventato a un livello molto più avanzato. Nel momento che tu puoi fare counter su qualcosa, si è avvicinato molto più a quello che già un Magic poteva Sì. essere, dove c'era molta più botta e risposta. Tra i turni, nel mio turno, nel tuo turno, è quello che è. Quindi c'è stata una rapida evoluzione con tante carte che sono arrivate, poi sono uscite, per carità, però è arrivato a dei livelli importanti molto velocemente, che poi è comunque la traiettoria che hanno la maggior parte dei giochi che poi continuano ad avere successo negli anni. Iniziano con dei set che sono un po' traballanti, che cercano il loro modo di stabilire il formato, il gioco, la community. Unity e tutto, tanto mi immagino al set base Pokémon, mi immagino Alpha Beta di Magic, sono set che hanno delle carte incredibili e delle merde totali, che com'è possibile che ci siano carte del genere? Perché poi comunque si deve evolvere qualcosa che ha più senso ed è più strutturato. Però sì, è stato un viaggio interessante. Non so se attualmente tipo funzionerebbe ancora con
cioè con nuovi giochi di carte, questa cosa del partire piano, perché c'è troppa competizione attualmente. Assolutamente, la gente difficilmente chi si approccia adesso a un gioco di carte è il suo primo gioco di carte. È quello fatto. Per carità, ci sono, le nuove generazioni da qualche parte devono iniziare. Però se metti fuori un gioco di carte domani e lo fai completamente basico, non sono più gli anni 90, non sono più i primi anni 2000, la gente è abituata ai giochi di carte, deve già portare a avere qualcosa. Sì. Se tu mi lanci un gioco domani ed è come Leggenda del Drago Bianco che Blu, se base Pokémon, One Piece, fa un po' di strano. Diciamo che quello che gli ha dato vantaggio è che sì, c'aveva anche delle robe terribili prese dall'anime di personaggi bruttissimi, poi facevi delle bellissime full art e quindi già compensavi con delle carte belle di base e una meccanica rubata palesemente a Magic. Ok. One Piece c'ha della sua cioè è basato su un franchise che è incredibile, è lì da 30 anni, che ti verrebbe da dire la stessa cosa anche di Dragon Ball, ma è diverso. Secondo me Dragon Ball e One Piece hanno una percezione del franchise molto molto diversa. Se avessimo fatto questa discussione 20 anni fa, allora ok, ma Dragon Ball è in una situazione diversa in questi anni rispetto a com'è invece un One Piece, che però a livello di meccaniche non ti so dire, perché ti ho detto, ho cercato, non ho neanche guardato come si gioca, però sì, le carte sono molto belle. Più che altro la questione è che One Piece ha fatto uscire il suo gioco di carte nel momento di hype maggiore, nel senso, dall'anno scorso a quest'anno hanno annunciato il Gear 5, mi hai fatto quelle carte, diciamo che tutti stanno lì col cazzo in mano. È normale, soprattutto ho visto che tanto c'è ci sono carte già degli ultimi archi. Quando è uscito c'erano carte di archi che non erano neanche ancora nel... No, c'è tutta roba dell'anime. Solo dell'anime, sì. Ok, sì. Però c'è tipo, c'erano carte di Wano, che comunque nell'anime è non so bene dove sono arrivato, ho visto che hanno finito Wano, però comunque è avanzato, quindi già lì sul pezzo, non è che hanno cominciato e ci hanno fatto vedere solo tipo i personaggi di 20 anni fa. Sì. Hanno subito messo la carne sul fuoco, che ci sta, perché se inizi e lo lanci adesso, dove la gente è hypata per Wano, Egg Island, quello che è, e poi nel gioco di carte ci sono solo personaggi del mare orientale, sì. è un po' così, stati furbi. Quello assolutamente, perché o parti a bomba o i giocatori di altri giochi non te li prendi mai. È chiaro, come fai? E io so di tante persone che da Yugi si sono spostati anche su One Piece, a parte che i premi sono 10x sopra Yugi, perché capisco l'idea di non voler rendere questo gioco come gioco d'azzardo, però sai, mettermi una promozionale come premio che costa 700 euro dopo che vinco su 1800 persone, un po' così, Ancora la menano con la cosa che non ci sono premi in soldi. Sì, no, assolutamente impossibile. Diamo box, diamo la Switch che costa 300 euro... Siamo a posto. Secondo me ha qualcosa a che fare con le leggi giapponesi contro il gioco d'azzardo e tutte quelle cose là. Non me l'ha rigirata così, perché One Piece da proprio a livello di premi, cioè sta proprio sopra. Non so se dà pure dei soldi. O dà dei soldi o le promozionali costano infinito, quindi... Sì, ho visto le promo, quelle con lo stampino, winner, cioè delle robe... senza senso. Comunque non me la menate così, perché non ci credo. Vabbè. Lo sai, però il Giappone c'ha delle leggi sul gioco d'azzardo molto rigide. Il gioco d'azzardo è illegale. Quando vai alle pachinko machine a giocare non puoi ricevere i premi, devi andare con il fogliettino sul retro, prendi il premio di sgamo. Però dai, tutte queste storie qua. Sì. No, il gioco d'azzardo assolutamente è una cosa illegale. Poi per prendere un box di Pokémon con le macchinette in maniera ludopatica, no, non è gioco. Io non ne voglio sapere. Non hai capito, vedi che non hai capito niente, chiaro. Ultima domanda, prima che ci facciamo arrestare. Allora, attualmente il gioco costa veramente tanto, perché ci sta che un mazzo meta costi tra staple e robe varie dai 600 ai 1000. Poi, ovvio, non sono tutti così, però ci sta. Ci può essere il mazzo da 150 euro come il mazzo da 1000. Quanto costava Yugi all'epoca? Meno sicuramente, ma l'inflazione ha preso tutto e tutti. Lasciando stare anche pre-Covid, ma stiamo semplicemente parlando di 20 anni fa. Sì. Quindi le cose costavano meno. Su quello non ci piove. Stessa cosa per Pokémon, Magic, tutti. Così per tutti. In generale però il gioco è sempre stato un po' sul costoso, parliamoci chiaro. Perché comunque se all'epoca volevi farti un mazzo
spazio competitivo, le carte costavano. E all'epoca non si parlava di cose di cui ho sentito parlare solo negli ultimi anni, max rarity, rarity, tutte queste pugnettine qua. All'epoca era la carta, o era così, cioè non è che, oh, questa carta esiste in 7 rarità diverse e io voglio il mio mazzo tutto full rarity. No, io, il mio mazzo completo, quelle sono le carte che ti servono e fine della storia. Però, per essere competitivo a un certo livello, chiaramente ci doveva essere un investimento dietro. Non era un investimento impegnativo, mettiamola così. Io avevo 15 anni all'epoca, non lavoravo, avevo la paghetta dai miei genitori. Certo, non è che non sono mai vissuto in ristrettezze economiche. Sì. Però i miei non è che diciamo, certo, tieni 100 euro al giorno per comprare le carte. No, non è mai stato quello il caso. Chiaramente, essendo dentro il giro, più giochi, più vinci. Oltretutto, al solito, premi solo dei gran pacchetti, quindi per alcune carte erano alti, ma non si parlava mai di livelli incredibili. Le carte, quando dicevi, una carta costosa, quando proprio era costosa, si parlava di 100 euro, che no. Detto così, adesso quasi fa sorridere, ma quando dicevi 100 euro forse era una, le altre, cioè, la maggior parte delle carte te la cavavi con 20, 30, 40, 50 euro quando proprio era... Adesso, se dovessi dire i prezzi delle carte, faccio fatica. Mi ricordo forse... Sì, le solite, il BLS era costoso, il CED era costoso, il Ginzo girava forse intorno a un cinquantello, i vari Judgment, le staple, quelle giocabili, le carte, quelle che ribaltavano le partite, quelle lì erano le carte che costavano. Certo, la secret di ogni set, quando hanno iniziato a implementare le secret, non mi ricordo in che set c'erano, forse no, le secret dalla prima, da LDD, perché Drago Tridente era secret. Ah, è vero. Quello lo rimuovo sempre perché era una carta di merda. Nel senso, bella, per carità, no, non me ne vogliate che vi dico Drago Tridente era una merda, ma chi ha mai giocato Drago Tridente? No, nessuno. Ok, le altre secret più avanti hanno iniziato a mettere Elfi Gemelli, Magic Cylinder, Ginzo, cioè le secret avevano Imperial Order, avevano un senso di essere la carta secret, sì. Era la chase card del set perché era figa e la giocavi. Drago Tridente era solo figa. Sì. E all'epoca, appena il gioco è iniziato, di collezionare fregava un cazzo nessuno, perché quando un gioco è nuovissimo nessuno ci su, crede, nessuno adesso colleziono, no, o giochi o fai niente, quindi collezionare delle secret lasciava un po' il tempo che trovava all'epoca. Però sì, comunque costava, ma neanche lontanamente vicino ai livelli di oggi. Era sicuramente più costoso di un Pokémon. Magic ha sempre avuto i suoi alti e bassi, però sì, sicuramente meno di quello che costa oggi, perché sì, un millino per farti un mazzo meta, no, all'epoca non spendevi un millino. All'epoca, a 15 anni, dov'è che lo trovavo un millino? Allora, non... diciamo che se mi dici che c'erano già carte da 100 euro all'epoca, è lo stesso principio anche noi. Esce il mazzo, può essere c'ha la carta da 70 euro che si gioca in tre copie, costa più di quella dell'epoca, che ovviamente me ne servono tre copie di quella, tre copie di un'altra, diciamo all'epoca. Sì, all'epoca, quando una carta era così costosa, di solito una ne giocavi, perché erano quasi sempre limitate. Non riesco, in questo momento non mi viene in mente nulla che fosse così costoso giocato in multipla copia, era tutto uno per, cioè, Ok, tipo quando è uscito il 2 di meno, non se ne poteva giocare 3? Non mi risulta che si potesse... Forse... Forse quando... all'uscita sì, poi ci sarà stata una banned dopo. Sì, ma probabilmente la ban è arrivata fulminea. Sarebbe interessante riguardarlo. Non ricordo. Nella mia memoria, 2 di meno ne ho sempre giocato solo uno. È possibile che ci sia stato un periodo breve, sì, tra l'uscita del set e l'uscita della banned aggiornata, dove c'è stato un momento dove potevi giocare 3-2 di meno. Suona ridicolo solo pensarci, però è possibile. Devo essere sincero, non ricordo. Di solito erano abbastanza fulminei a far uscire una nuova banned appena, perché devi contare che, non so se è ancora così, ma avevano di solito svariati mesi di anticipo in Giappone, sì, dove uscivano i set, vedevano come andava la situazione, poi uscivano in, ing-
inglese, in tutte le altre lingue, e poi usciva la Banned, ma avevano già esperienza di svariati mesi dove il set veniva giocato in Giappone, sì. Quindi era abbastanza fulminea la cosa. Però in generale tutte le carte costose, ai tornei grossi, e di solito le Banned uscivano sempre prima di un torneo grosso. Non, okay. Difficilmente c'era un torneo grosso, un nuovo set senza una ban aggiornata. Proprio rare eccezioni. Quindi ai tornei grossi erano sempre basati sulla ban, la roba grossa la giocavi sempre in una copia. Ok. Oh, Nemir, grazie mille Figurati, per potremmo stare questa qui a intervista. parlare altre 10 ore, però Guarda, magari. ci sarà tempo, secondo me ci sarà tempo più avanti di anche fare anche qualcos'altro. Se ti fa piacere, io sono solo che contento. Assolutamente, se vuoi possiamo spaziare anche su altri argomenti. Ti ho detto, io c'ho questo problema che colleziono cose, quindi c'è Guarda, io proprio. il live su Twitch la sera, la domenica, si parla di altri TGC, si aprono Ok, cose, quindi io te la butto lì bello. se hai voglia. Va bene, dai, adesso ci sentiamo e facciamo cose, parliamo di cose. Va bene, Che perché io qua con i trading di card game problemi ne abbiamo. ho dei problemi, Nei tutti. problemi ne abbiamo, va bene così. Detto questo, ragazzi, grazie mille per aver seguito il video e noi ci rivediamo domani, sempre qua, sempre con un nuovo video. Ciao a tutti!